Buongiorno, sono Davide Camposampiero, biologo responsabile del laboratorio di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. La mia giornata di mattina comincia presto. Oggi verrete con me in laboratorio. Con l'ingresso all'interno del laboratorio di e-banking comincia la giornata di lavoro. Questa è una struttura completamente isolata dall'ambiente esterno e io stesso indosso questa tuta e questi indumenti protettivi per evitare di contaminare l'ambiente in cui ci troviamo. Cominciamo con l'attività di valutazione della prima cornea, che è frutto di una preziosa donazione che è avvenuta ieri. Questa è la boccettina che contiene la cornea, all'interno di un liquido particolare che la conserva. Abbiamo ben chiara la responsabilità nei confronti dei familiari che hanno donato le cornee dei propri cari e per questo facciamo di tutto per assicurare un trapianto a ogni cornea che riceviamo. È giunto il momento di mettere in conservazione la cornea. Questa è la cornea con un anello di sclera bianca intorno e questo galleggiante di plastica che manterrà la cornea verticale all'interno del liquido di conservazione. Questo è l'incubatore delle cornee, il cuore della banca, all'interno del quale le cornee vengono conservate a 31 gradi sopra lo zero per un periodo di 4 settimane al massimo. Bene, anche oggi posso tornare a casa soddisfatto. I colleghi stanno confezionando le cornee che a breve partiranno e domani verranno utilizzate dai chirurghi per ridare la vista a numerosi pazienti in lista d'attesa.